ritrovati ad una nuova edizione delle News di Gilda TV. Lutto nel mondo della cultura per la scomparsa ieri sera a Roma di Umberto Eco. Aveva 84 anni, è stato scrittore, saggista, filosofo, semiologo, esperto della comunicazione, docente universitario. Senza dubbio uno dei più celebri intellettuali del mondo. A livello internazionale il suo nome resta legato allo straordinario successo del suo romanzo Il nome della rosa. Renzi versus docenti, prove tecniche di dialogo. Dopo il mia culpa di una quindicina di giorni fa, sulla scuola abbiamo fatto qualche pasticcio, il Premier Renzi annuncia che coinvolgerà nuovamente i docenti nella scelta per l'attuazione delle nuove deleghe previste dalla legge 107. Stavolta promette ai docenti non una lettera, ma tavoli di confronto sulle deleghe più importanti. La fascia 06 della scuola dell'infanzia, il sostegno, l'alternanza scuola-lavoro e il reclutamento. L'opposizione parlamentare però ritiene che sia solo una mossa politica in vista delle prossime importanti consultazioni elettorali nelle maggiori città italiane. Concorso Ultime News. Sembrerebbe addirittura d'arrivo l'uscita del bando del concorso docenti prorogato da diverse settimane. Il MIUR annuncia che il bando sarà emanato a fine mese. Le ultime modifiche alla bozza circolata nei giorni scorsi riguardano il maggior punteggio previsto per gli anni pre-ruolo, il test in lingua straniera non più a risposta aperta ma a risposta multipla, limitazione del lezionismo a favore delle competenze psicopedagogiche. Il bando sarà attuato con le nuove classi di concorso appena stabilite. L'operazione di mobilità lasci molti dubbi circa le emissioni da concorso per la copertura dei posti vacanti. Chiarimenti sulla mobilità li potete trovare nel nostro servizio Mobilità si sa di chi può. Docenti italiani, età media troppo alta. Lo stabilisce l'ultimo rapporto Oxetalis che attesta a 48,9 anni l'età media dei docenti italiani, segnalando che è la più alta tra i 29 paesi analizzati. Il crollo dei pensionamenti dovuto all'innalzamento dell'età pensionabile, il blocco quota 96, la scarsa flessibilità del mercato del lavoro che in Italia non consente con facilità ad un docente di cambiare lavoro, sono tra le cause di questo fenomeno. In agguato i rischi, l'impossibilità di attuare al meglio le innovazioni metodologiche e strutturali previste dalla buona scuola per ridurre il gap generazionale con gli studenti e il rischio dei fenomeni legati al burnout. Sulla questione pensioni è intervenuto qualche giorno fa anche il presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, Cesare Damiano, che ritiene necessario agire subito con una riforma del sistema pensionistico non orientato all'impoverimento della previdenza. Stipendi supplenti temporanei. L'onorevole Silvia Chimienti del Movimento 5 Stelle ha ancora una volta posto l'accento con una sua interrogazione dei giorni scorsi sulla questione stipendi ai supplenti temporanei. Il MIUR ha ribadito che ci sono state due missioni speciali a gennaio proprio per tali pagamenti. Resterebbe solo qualche piccola percentuale ai quali si dovrebbe provvedere in breve. L'onorevole Pentastellato ha affermato che continuerà a fare pressione per le ulteriori emissioni. Ancora licenziamenti assurdi neoimmessi. A Parma, nei giorni scorsi, ennesimo caso di mala scuola. Una neoimmessa ATA è stata licenziata perché non aveva dichiarato, al momento dell'assunzione, una sanzione pecuniaria, peraltro senza la menzione sul casellario giudiziario, di 300.000 lire avuto 18 anni fa e relativa ad un lieve incidente stradale. La vicenda riguarda una sessantenne neoimmessa dopo lunghi anni di precariato. Assemblee territoriali Gilda. Adesioni record per le assemblee sindacali Gilda tenutesi nelle scuole delle varie province. Interesse centrato sulla legge 107 e la sua applicazione. In particolare si è parlato del contratto sulla mobilità e le ragioni che hanno spinto la Gilda a non firmarlo. Iniziative di contrasto alla legge 107 con azioni giudiziarie e avvio della macchina referendaria. Part-time scuola. È fissata al 16 marzo la scadenza per la presentazione delle domande per trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale o viceversa per il personale della scuola. L'istanza va presentata tramite la scuola di servizio all'ambito territoriale di appartenenza. Nella domanda va indicata la tipologia di part-time che si vuole ottenere, orizzontale, prestazioni ridotte tutti i giorni, verticale solo su alcuni giorni. Elenco aggiuntivo per i nuovi abilitati. Il 16 febbraio 2016 il MIUR, con nota 4477, ha disposto l'integrazione delle graduatorie di istituto di seconda fascia. Possono inserirsi chi ha conseguito l'abilitazione e specializzazione dopo il 23 giugno 2015 ed entro il 1 febbraio 2016. Nasce il movimento Ma Basta contro il bullismo. Molti i casi di bullismo nella scuola italiana. 14 studenti dell'Istituto Tecnico Galileo Costa di Lecce hanno fondato un movimento denominato Ma Basta, per dire appunto basta alla prepotenza, al sopruso e combattere questa piaga sociale.
Ai Movimento hanno aderito già 4 siti specializzati nel settore dell'educazione: Orizzonte Scuola, Etnanet, Masterprof e Your Edu Action. Per oggi è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima edizione e vi ricordiamo che potete seguirci anche su gildatv.it e dalla nostra app sul vostro smartphone. Arrivederci, Giuseppina Degliano.